Sfida dal sapore antico con l'inscena Romeo Neri tra due corazzate del girone. Non ci sono più in campo Ricchiuto e Baiano come da passato, ma la partita alla vigilia si annuncia di notevole difficoltà per ambedue le compagini. San Giovannese che arriva dal KO interno nel derby con i Montevarchi, limiti dalla vittoria esterna in casa del Sasso Marconi. Toscani avanti, già al quinto quando da cross di Rannini, Juric stoppa il pallone e tira a pochi metri da Scotti, alzando la mira. Gli ospiti, dopo una mezz'ora vara di emozioni, si presentano nuovamente dalle parti di Scotti con un tiro di Bindi neutralizzato dal portiere Scotti. L'ex trainer del Real Rimini, Agostino Iacobelli, attuale trainer della San Giovannese, ha qualcosa da dire al direttore di gara. Nell'occasione viene allontanato anzitempo dal terreno di gioco. Con l'assenza del proprio condottiero, il Rimini si mostra pericoloso in chiusura di tempo quando da una punizione di Righini, indirizzata sul secondo palo, spunta Valeriani con Scarpelli pronto alla presa, evitando il tappin vincente al centrocampista. Due giri di lancette più tardi, da uno schema nato dal corner, arriva la botta dal limite di Ambrosini, su cui Bini ci mette un piede, alzando la sfera sopra la traversa. La pressione biancorossa prosegue. Allotti, servito da Buonaventura, tenta la conclusione al giro, sfiorando il palo alla sinistra di Scarpelli. Altra punizione di Righini ad innescare Buonaventura, che di testa non trova il bersaglio più grande. Lo stesso attaccante cerca la solo personale, trovando una deviazione in corner. Dalla bandierina, Righini pennella per Valeriani, che di testa mette al lato. Squadra in riposo sullo 0-0. Nella ripresa, come nel primo tempo, la San Giovannese parte all'attacco, tiro al giro di Carnezza, palla al lato. Il Rimini risponde con il proprio attaccante Buonaventura, che da sottomisura centra il palo interno sul cross di Guglielmo, ma l'attaccante non riesce proprio a segnare. Guglielmo, con le sue solite sortite offensive, mette i brividi a Scarpelli con un tiro cross sbalanciato da quest'ultimo. Buonaventura tenta a questo punto nuovamente di bucare la porta avversaria, ma dalla distanza calcia alto. Stessa cosa per il collega Mugelli, che dall'altra parte non inquadra il bersaglio. A questo punto del match solo il colpo dei singoli può sbloccare l'equilibrio visto. Allotti prende palla, si accentra sfiorando la traversa. Le due squadre non riescono a superarsi, a spezzare l'equilibrio in campo in fatto di unità, e Guglielmo, l'esterno, rimedia il secondo cartellino giallo e viene dunque espulso dal direttore di gara. Rimini in 10 uomini. Nel finale Scotti diviene protagonista assoluto quando esegue una doppia parata, prima sul tiro di Lunghi, poi si ripete su Carnezzo. Momento delicato per i Rimini, che viene superato all'ultimo giro di lancette quando dall'angolo Jukic raccoglie il pallone di testa infilando l'estremo di casa. La San Giovannese espugna i Romeo Neri e vince uno degli scontri più difficili e interessanti del girone. Per i Rimini un punto scappato al fotofinish, per Muccioli e compagni inizia una settimana delicata in vista della prossima sfida col Villa Biagio.